Come avevamo già preannunciato, anzi questa intervista doveva essere fatta molto prima, poi purtroppo c'è stato il problema del coronavirus. Io in tempi non sospetti, quando ancora nessuno parlava del caso Bibbiano, noi abbiamo avuto un caso Forteto che era quasi una copia vergognosa di come venivano trattati, come venivano sfruttati e anche altro di peggio i bambini sul caso Forteto. Poi è venuto fuori il caso Bibbiano. Io mi ricordo che Paolo Roat, che saluto, che sicuramente sarà all'ascolto, mi presentò la dottoressa Vincenza Palmieri, che abbiamo avuto in tempi non sospetti, quando nessuno voleva parlare del caso Bibbiano. Allora, siccome è già in diretta la dottoressa, prima un minimo di presentazione e poi entriamo nel vivo della mattinata. Voglio ricordare che siamo in diretta su Facebook, in diretta su YouTube a livello mondiale, siamo in diretta su due piattaforme, GaryGuidoLive.com e LaVeraRadioLibera.com. Non siamo più in Toscana, perché la Toscana per noi non ci bastava, era troppo piccola per tutta l'informazione che diamo. Ci siamo spostati su questo nuovo modo di fare informazione e i risultati ci danno ragione, perché manteniamo quel milione e tre, milione e mezzo, milione e sette di ascoltatori ogni giorno. In FM ne facevamo 60-80 mila. Mi sembra che dare informazione libera comincia a dare i suoi frutti, la gente ha sete di verità e sono contento di avere la dottoressa. Allora, prima di alzare il cursore della dottoressa, in questi giorni è uscita la pubblicazione a firma della professoressa Vincenza Palmieri, La filiera psichiatrica in Italia, da Basaglia a Bibbiano e fino al tempo del coronavirus, edito da Armando Editore. La professoressa Vincenza Palmieri, ambasciatrice per i diritti umani e per la pace nel mondo, è fondatrice dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, che presiede, e del programma internazionale Vivere Senza Psicofarmaci. Questo è un argomento molto importante che tratteremo oggi. Consulente tecnico di parte, ha dedicato tutta la vita all'impegno per le riforme sociali e contro l'abuso diagnostico e psicofarmacologico, ha ricevuto significativi riconoscimenti istituzionali, meno male, aggiungo io, e premi per la sua costante opera d'aiuto nei confronti di migliaia di famiglie e di bambini. Il libro in uscita, La filiera psichiatrica in Italia, da Barsaglia a Bibbiano e fino al tempo del coronavirus, un'attenta analisi sul modus operandi della psichiatria in Italia e sulle conseguenze per questo sistema comporta per le famiglie e la società, un manuale che nasce per condividere 40 anni di storia italiana. Si parte appunto dalla legge Basaglia, visti con gli occhi di chi oggigiorno fa il lavoro sul campo, dunque una pubblicazione frutto di un lavoro di ricerca e di progetti con i migliori, con i minori e le famiglie, a cui da molto tempo dedica il suo impegno personale e la sua vita. Io sono orgoglioso di riaverla questa volta per un'ora intera, una donna intelligentissima, una donna sensibilissima, eppure una donna anche bella. Buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora, come dicevo, perché ho guardato la sua pagina che ha postato l'appuntamento di oggi per gli amici Toscana, come ho detto, abbiamo fatto dei passi da gigante, perché giustamente questo è un argomento che riguarda tutta l'Italia, tutto il mondo, ma io penso che di casi Bibbiano ci sono in ogni città, in ogni regione, minimo in ogni regione. Però noi partiamo da quello che purtroppo è diventato il caso Bibbiano. Però prima di arrivare a Bibbiano, professoressa Palmieri, perché questo libro proprio ora? Come nasce e qual è la sua portata innovativa? Ma guardi, è uscito adesso, alla fine si può dire quasi, dei giorni più duri, no, dell'emergenza sanitaria. Quando già avevamo avuto contezza di quello che stava accadendo,
che era la diretta conseguenza, era assolutamente in linea con i 40 anni prima. Quindi posso dire che un libro scritto in 40 anni, che parte appunto dalla mia esperienza diretta con la riforma Basaglia, fino ad oggi. Perché oggi? Perché con l'emergenza sono aumentati gli abusi, c'è stato un incremento dei TSO in Italia, e questo rispondeva esattamente a quella che era stata la lettura che io avevo fatto in questi 40 anni, che sono stati i miei primi 40 anni di attività, adesso sono pronta per i prossimi altri 40, in cui ho visto come il massimo sistema autoritativo istituzionale in Italia, che era quello psichiatrico, si fosse negli anni trasformato, adattandosi all'economia, adattandosi ai governi, dando il proprio input a leggi come quelle che abbiamo visto recentemente anche sui disturbi dell'apprendimento. Quindi questa eminenza grigia, diciamo, della nostra vita si fosse plasmato, diluito attraverso questi ultimi 40 anni fino ad arrivare ad oggi. Ho voluto fare una cosa semplice, con un linguaggio semplice, con parole accessibili a tutti, perché la competenza, la conoscenza deve essere di tutti e non solo degli addetti ai lavori. E soprattutto ho inserito diversi capitoli tradotti anche in inglese, perché il libro è in diffusione anche negli Stati Uniti, essendo proprio gli USA il paese da cui provengono una serie di sperimentazioni prima, ma diktat dopo, che entrano anche in Italia. Quindi era questo il momento è ora, come ci piace dire, e quindi spero che sia uno strumento utile per contrastare ogni forma di abuso. Ecco, un documento e una conoscenza che lei stessa definisce come necessaria oggi più che mai, e su un tema che a suo avviso non deve essere oscurato dall'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, perché e a chi si rivolge con questo testo? Ma guardi, io mi rivolgo a tutte le famiglie che si trovano in difficoltà, perché le famiglie sono sempre le più fragili come istituzione, ma anche come organismi. Al di là di queste misure, insomma, recentemente approvate, al di là dei giorni in più per il papà a casa, di congedo straordinario, no? Faccio riferimento alla recente norma, no? Il recente decreto sulle famiglie. Al di là di questo, stiamo parlando di un organismo fragile che spesso è lasciato allo sbaraglio di fronte non solo alle catastrofi della vita, ma proprio di fronte alle necessità che garantiscono la sopravvivenza della stessa cellula familiare. Quindi è importante che le famiglie possano avere uno strumento di difesa. Non ci dimentichiamo che in Italia in questo momento 500.000 bambini sono affidati ai servizi sociali. 500.000 significa che 1 milione di genitori sono coinvolti da questo interesse, e oltre ai genitori, se vogliamo mettere anche i nonni e i fratelli, arriviamo a altri 3 milioni di italiani. Quindi una grossa fetta della nostra popolazione si trova, a torto ragione, molto spesso e soprattutto a ragione, coinvolta in un circuito di cui non capisce perché funziona in quel modo, non capisce che cosa ha fatto di sbagliato per trovarsi in una situazione che è una situazione simile a quella in cui solitamente si deve trovare un criminale e non un genitore sprovveduto. Quindi questa pubblicazione serve a chi ha avuto un problema, a chi lo sta avendo, a chi non lo vuole avere, ma anche agli operatori, a tutta quella fascia di persone per bene, di volontari, che vogliono impegnarsi sapendo, cioè conoscendo come si muove un'amministrazione comunale, che cos'è una linea guida, che cos'è una valutazione, che cos'è una CTU, una CTP, come difendersi
da questi settori che dovrebbero tutelare i bambini e le famiglie, gli anziani, e invece diventa un sistema di controllo e di imprigionamento, di deportazione di queste persone che stanno chiedendo aiuto, insomma, come l'aiuto diventa tradimento, per capirsi. Quindi il volume vuole essere, ecco, un aiuto. Ecco, dottoressa, la cosa che gli volevo domandare, in questo periodo di coronavirus, secondo lei, hanno continuato a esercitare in un modo nascosto la loro vigliaccheria e quant'altro, o si sono fermati? Perché comunque vada, noi abbiamo avuto moltissime testimonianze di mamme, di genitori che già vedevano i figli una volta ogni tanto, addirittura con la scusa del coronavirus sono stati tenuti 3 o 4 mesi lontani dai loro figli. Sa qualcosa a proposito? Sì, so molto. Perché... No, è una provocazione, dottoressa, ci mancherebbe. Sì, no, ma la ringrazio per la domanda, perché so molto al riguardo, essendo stata sempre a contatto con le famiglie che già seguivo, ma con le nuove che si sono affacciate all'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare attraverso una telefonata, una richiesta di aiuto. In effetti c'è stato un uso indiscriminato in nome del coronavirus, ovviamente, della soppressione delle relazioni genitoriali con i figli. Guardi, è stato chiamato interruzione, breve interruzione degli incontri che si dovevano sostituire con videochiamate, Skype e quant'altro, ma in effetti è stata una interruzione della relazione, che è difficilissima da ricostruire, perché un bambino che si trova deportato, cioè allontanato, che va in castigo, perché il bambino che cosa percepisce quando viene allontanato dalla famiglia? Che lui che sta venendo castigato, perché magari i fratelli, i genitori rimangono a casa e lui viene portato via. Quindi lui è stato cattivo, lui è sbagliato, e non vedere più i genitori, se mai comprenderà un bambino piccolo che cos'è un distanziamento sociale, diventa un'ulteriore punizione. Quindi a questo noi abbiamo assistito, al fatto proprio della perdita della relazione genitoriale, che si trasformerà in che cosa? E questo è il punto chiave che qui io approfitto ancora una volta per denunciare, e non solo questo. Questo distanziamento, questa interruzione che c'è stata tra genitori e figli, verrà utilizzata, perché nel momento in cui replicheranno ancora gli incontri, non sarà così facile. Cioè, nel momento in cui un genitore ritornerà in un incontro protetto a rivedere il bambino che non lo riconosce neanche, o il bambino che è offeso con il genitore perché non l'ha visto per tanto tempo, come sarà quell'incontro? Sarà un incontro drammatico per tutti, soprattutto per i genitori, e ancora come una ferita grande per il bambino. Come sarà letto tutto questo? Lei pensa che sarà letto con gli occhi della comprensione, della ricostruzione del rapporto, della tolleranza? No, ci sarà una relazione come di consueto, in cui verrà descritto che c'è una difficoltà di comunicazione. E dove andrà quella relazione? Andrà sul tavolo di un giudice. Ecco, dottoressa, professoressa, anzi, Palmieri. Ma si immagini... Mi dica. Ecco, chi si comporta in questo modo, giudici, assistenti sociali e tutti gli addetti ai lavori, non se ne rendano conto che quando viene, lei ha detto deportato, io dicevo rapito, un bambino, c'è il bambino che soffre e la famiglia in primis, e la mamma, perché chi partorisce è la mamma che soffre. Questa gente percepiscano la sofferenza di queste persone, che è come se gli avessero tagliato un braccio, una gamba, gli avessero levato mezza parte del corpo. Arrivano a capirle queste cose o sono dei malati?
Allora, guardi, intanto le faccio una premessa. La premessa è che non è mai una questione di categorie professionali, ma è sempre una questione professionisti, che possono essere dei bravi professionisti e possono essere dei delinquenti. Perché dico questo? Perché dietro queste deportazioni, rapimenti, le possiamo chiamare in ogni modo, però bambino che viene preso e portato via dalla propria famiglia, a me mi ricorda tanto le deportazioni dei bambini in un'epoca storica che ben ricordiamo, perché non purtroppo, è molto lontano, purtroppo. No? Ok. So bene, e credo che ormai lo sappiano anche tanti italiani, che questa deportazione, queste cosiddette scelte che dovrebbero essere le migliori e nel migliore interesse dei bambini, altro non sono che dettate da interessi che sono soprattutto politici. Cioè, se noi conosciamo la trafila qual è, comprendiamo bene che queste persone che compiono queste azioni crudeli non si possono porre neanche il problema di tale crudeltà, perché c'è una filiera, no, la filiera psichiatrica, cioè c'è una linea politica locale e nazionale che permette, consente e che chiede anche che questa linea funzioni in questo modo. Cioè, le posso spiegare come funziona? La professoressa, da lei noi siamo tutti con attenzione ad ascoltarla, perché è una delle poche che in Italia si può permettere di parlare, ecco perché l'ho intervistata. Grazie. Volentieri. Grazie, lei è troppo gentile. Io lavoro e quindi dal lavoro traggo questa conoscenza, insomma. E quindi le stavo dicendo, no? Come funziona in Italia? In Italia funziona con una segnalazione. La segnalazione viene recepita dal primo organismo privato, che è un servizio sociale che si trova presso le amministrazioni comunali. Allora, in Italia presso i comuni, sono circa 7-8 mila comuni, quelli che hanno fino a 5 mila abitanti, di norma possono convenzionarsi con associazioni per garantire la tutela dei minori. La legge che era prima la 285, poi è stata la legge di riforma del sistema socioassistenziale, la legge 328 del 2000, ha stabilito questo. I comuni non possono assumere assistenti sociali, a meno che non siano delle città metropolitane. Possono però convenzionarsi con cooperative di servizi sociali. Per cui nei comuni noi abbiamo cooperative private di servizi sociali che recepiscono una segnalazione e operano in due modi. Da una parte segnalano, poi, cioè rimandano la segnalazione presso il tribunale e quant'altro. Dall'altra attivano un'altra serie di servizi. Ma chi va a gestire questi servizi successivi? Allora, quali sono i servizi successivi dopo la segnalazione? Il servizio successivo è che se il bambino rimane ancora in famiglia, perché succede così, no? Solitamente rimane ancora un po' in famiglia. Quando accade appunto questo, la famiglia viene indirizzata, così come il bambino, presso un centro per la valutazione neuropsichiatrica infantile, psichiatrica, e tutti i familiari sono sottoposti a test e a valutazione. Questo percorso dura un po' di tempo, ma chi troviamo in questi centri per la valutazione, che si chiamano centro per la famiglia, famiglia bella, famiglia mia, la nuova famiglia, la mia famiglia e quant'altro, oppure si chiamano il faro in mezzo al bosco, insomma, ci possono chiamare in tanti modi questi centri, ma qui ci sono dei privati, c'è un'altra cooperativa, quindi la prima cooperativa sta in comune, la seconda cooperativa, sempre convenzionata con il comune, la troviamo nel centro per la valutazione. Questa valutazione confluirà anche lei sul tavolo del magistrato o dentro una CTU.
E mentre succede tutto questo, sempre tra organismi privati, in casa probabilmente viene allocata una educativa domiciliare, cioè un educatore va in famiglia a sostenere, dovrebbe fare un progetto per aiutare quella famiglia. Ma anche questa educativa domiciliare è composta da soci di una cooperativa. Quindi noi abbiamo la prima cooperativa in comune, la seconda cooperativa per la valutazione, la terza cooperativa per l'educativa domiciliare, e quando il bambino e la famiglia, cioè quei 2-3 milioni di italiani di cui parlavamo prima, ti ricorda quando ho detto 500.000 bambini affidati ai servizi sociali? Bene, dopo che questi 500.000 più 1 milione più 2 milioni sono passati attraverso questa terapia, un po' di quei bambini andranno a finire attorno in un'altra cooperativa. Qual è? Quella della casa famiglia o della comunità che io chiamo manicomi per bambini. Addirittura. Sono tutte strutture private che vincono degli appalti. E questi appalti, no, questi bandi pubblici, questi appalti, chi li gestisce? Chi li guida? Chi mette lì queste persone? In Italia noi oggi abbiamo molti assessori, molti sottosegretari e posso continuare all'infinito, che sono figli di questo sistema di appalti, perché non esistono solo gli appalti per le strade, per le ristrutturazioni e per le consulenze di 100.000 euro al Consiglio dei Ministri. Esistono anche gli appalti di molti milioni di euro all'interno di questo sistema. Quindi lei può immaginare che dentro questa logica, no, milionaria, di partito anche, di politica e di grande business, c'è spazio per una sorta di dispiacere per un bambino che sta piangendo e che dopo gli daranno una pasticchetta e smetterà di piangere? Ma professoressa, lei ha detto una parola forte, ha detto nei manicomi per bambini. Ora, questa è una parola da, mi scusi se insisto, da rianalizzare, perché io nei manicomi non ci manderei bambini, ma ci manderei tutte queste persone che fanno parte di un sistema dove alla fine c'è il cosiddetto sterco del demonio, il guadagno, i soldi, questa volontà, questo desiderio di incassare tanti soldi e non essere mai soddisfatti. Perché si arriva, lei ha detto una parola, giustamente, perché è una professionista del settore, ma avrà fatto impaurire tantissime persone, che quelle che ci stanno ascoltando, i manicomi per i bambini. Ma guardi, come li vogliamo chiamare? No, lei ha detto bene, ma è una definizione forte, una definizione forte, perché addirittura ci sono dei bambini, spesso e volentieri, ora io mi scusi perché sono molto arrabbiato col sistema, lei giustamente è una donna molto precisa, molto corretta, io ho un linguaggio un pochino e mi controllo perché ho una donna all'ascolto. Ma qui si sta parlando di delinquenti, di ladroni, di maniaci sessuali, di malati mentali, si sta parlando di persone che non hanno assolutamente interesse di aiutare i bambini, perché quante volte abbiamo sentito dire sono stati portati via i bambini perché la famiglia era povera, le strutture appaltatrici ci guadagnano fior di biglietti da 1.000 euro, perché non abbiamo dato 1.000 euro a quella famiglia e l'amore della famiglia, genitori e figli non stavano insieme? Io parlo un linguaggio molto popolare, mi scusi. Certo. No, ma lei parla il linguaggio della comprensione, no? Allora, noi in questa domanda, quando dico noi, io amo sempre pensare di essere in molti, ciò dico noi, non uso mai l'espressione io, perché in effetti siamo davvero tanti a pensarla, per fortuna, in un modo sano. No?
Allora, intanto io non vorrei che in manicomio ci fosse nessuno mai, perché i manicomi sono stati chiusi, devono essere chiusi e non possono essere aperti per nessuno. Questi posti non possono che chiamarsi in questo modo perché? E perché sono quello che sono, un bambino viene preso, viene messo lì e non ne potrà mai più uscire. E questa la tragedia, è il sistema esattamente che veniva usato con i manicomi. Lei mi dice, ma non sarebbe più semplice dare 1.000 euro al mese a quella famiglia invece che 400 euro al giorno alla comunità? E allora mi scusi, no? Cioè, purtroppo la risposta è veramente tristemente banale. Come farebbe tutta questa gente a sopravvivere? Qui stiamo parlando di bacini di voti, qui stiamo parlando di pacchetti di voti. Un appalto è un pacchetto di voti, un appalto garantisce l'elezione di un candidato. Cioè, questo è il nome che dobbiamo dare. Ma mi scusi, lei sa quante comunità ci sono in Italia? Io sto facendo una ricerca. Allora, ci sono delle regioni dove abbiamo addirittura 7.000 comunità. Allora, 7.000 comunità in una regione? Allora, sì, tra case famiglia, comunità ad alto contenimento, case per riabilitazione psichiatrica, cioè qualunque istituzione dove sia, mi lasci passare un'espressione così molto popolare, dove sia rinchiuso qualcuno. Allora, queste strutture che sono esistenti ad oggi, no? Le stiamo semplicemente, adesso le stiamo le stiamo cercando, le stiamo elencando tutte per capire veramente quante sono, perché non c'è una classificazione di queste strutture. Queste strutture devono essere riempite. Allora c'è il bambino e bisogna trovare una struttura per il bambino, c'è il bambino bisognoso. O c'è una struttura bisognosa di mantenere il suo business che cerca un bambino? È un ragionamento inverso che dobbiamo fare, perché se noi in Italia abbiamo una quantità abnorme di strutture ricettive per adolescenti, per bambini, per mamme e bambini, per minori non accompagnati, ma questa struttura, una volta che è stata aperta, una volta che è lì, no? Che ha una cucina, che ha delle bollette da pagare, che ha del personale che sta lì dentro, che è quel famoso personale di quella famosa cooperativa che ha vinto il bando grazie a quel famoso assessore, sottosegretario, eccetera, eccetera. Ma questa gente, cioè questa struttura, mica può stare vuota, deve essere riempita. E allora c'è un giro di telefonate che fanno il presidente della struttura, il responsabile della struttura e tutti coloro che girano intorno alla struttura, sono telefonate che vanno direttamente presso coloro che fanno le valutazioni, che fanno qualunque altro genere di step, no, di gradino, utile poi a rinviare il bambino in una di queste strutture. Non so se mi sono spiegata. No, le strutture si devono riempire. Allora sì, ho capito benissimo. C'ho due posti, mi mandate due bambini che ho due posti? Ecco, e a risposta di questa cosa che ha detto, la domanda nasce spontanea. C'è veramente bisogno di tutte queste strutture sul territorio nazionale, perché tutti i bambini sono andati fuori testa, tutti i genitori sono incapaci di gestire i figli, o c'è come ha detto e come sto dicendo da troppo tempo, abbiamo cominciato tanti anni fa insieme a Paolo Roat, qui c'è un interesse, qui non c'è la volontà di aiutare una famiglia, un bambino. Io non sapevo, lei ci ha dato una notizia da brividi, addirittura in certe regioni 7.000 strutture.
ma questa gente qui devono in qualche modo campare. Allora questo mi fa capire da genitore, perché io ho una figlia di 18 anni e mezzo, fortunatamente oggi non me la tocca nessuno, anche perché poi avrei una reazione un po' troppo materiale. Però io non oso pensare, perché anzi vorrei su questa cosa una risposta se fosse possibile. Finché i genitori sono sicuri con i propri figli, finché sono minorenni e rischiano di essere portati via i loro figli, o quando sono maggiorenni sono più sicuri? Ma guardi, ogni età ha i suoi rischi, anche perché poi con la maggiore età abbiamo anche altre fasce di criticità in cui un ragazzo può incanalarsi, in quel caso anche la famiglia, essere coinvolta. Il punto è un altro, il punto è che non è vero che le famiglie sono idonee, incapaci, abbandoniche. Cioè, qui siamo stati capaci di coniugare dei termini a uso e consumo, no? La famiglia abbandonica, no? Che cosa significa? Questa è una delle ragioni per cui si porta via un bambino, La famiglia abbandonica è colei che non si sa fare carico di quelle che sono le istanze, le motivazioni, i bisogni del bambino. Ma stiamo parlando di osservazioni assolutamente opinabili che non hanno nessuna osservazione e nessun riscontro. Guardi, le faccio un esempio. Nel mio lavoro di consulente tecnico di CCP io incontro una quantità di casi. Recentemente mi sono trovata una su Monza e una su Bologna di situazioni inverse ma parallele. Bene, in un caso il bambino è stato tolto alla mamma ed è stato dato al padre, nell'altro caso il bambino non può essere dato al padre per nessuna ragione al mondo, viene proposto che venga dato alla madre. Ma la ragione è la stessa, cioè la situazione è simile. Allora, quello che è vero in uno studio di una CTU non è vera nello studio dell'altra CTU, ma il caso è lo stesso. E allora qual è la norma a cui io tecnico mi devo attenere? Cioè, se la regola, le faccio un esempio banale, no? Perché magari in queste situazioni si trovano tante famiglie che magari sono coinvolte da questi casi. Se una delle ragioni per cui un bambino viene portato via perché la mamma non consente l'accesso all'altro genitore, allora questa dovrebbe essere una regola, se questa può essere una regola. E questa dovrebbe essere una regola internazionale, o perlomeno nazionale. Noi andiamo in un'altra CTU e troviamo l'inverso: il genitore che non consente l'accesso all'altro genitore, tutto a posto, non succede niente. E allora questo che cosa significa? Significa che le valutazioni sono personali, cioè è il CTU del momento, o meglio lo psichiatra, il neuropsichiatra del momento, che a suo sentire, o utilizzando una qualunque delle tante scuole di pensiero che sono in circolazione, stabilisce se quel genitore è idoneo, se quella famiglia è idonea. Ma questo è gravissimo, questo è di una gravità assoluta, significa ha insindacabile giudizio del CTU, ha insindacabile giudizio del valutatore del momento, cioè non esiste una norma. E questo che cosa consente? Consente che si possano dire bugie, consente gli abusi. E poi tutto quel grande filone dei ricorsi, delle rincorse, dei blitz, delle denunce su denunce infinite. Perché? Perché non c'è un criterio di giustizia che venga applicato, perché le leggi ci sono, le riforme sono proposte, la giustizia esiste, ma non è applicata. Troppo spesso, troppe volte non è applicata.
E allora bisogna essere preparati, bisogna essere consapevoli, bisogna essere formati, i genitori devono essere formati, i volontari devono essere formati, gli operatori devono essere formati, ma soprattutto, lo ripeto, i genitori devono essere formati a tradurre le proprie istanze rispetto a quelle che sono le richieste delle istituzioni e viceversa. Allora, professoressa, da quello che ha detto mi è venuta una domanda. Allora, da quello che posso capire, non è solamente professionisti del guadagno facile che vanno a portare via bambini. Qui ci sono dei genitori che si cercano da soli le rogne, perché i dispetti che c'è fra marito e moglie spesso e volentieri comportano a vedere il bambino sparire, poi una delle due persone, o il babbo o la mamma, noi abbiamo dei casi di persone che seguiamo, che telefonano, che piangono dalla mattina alla sera, perché il babbo conosce quel giudice, perché il babbo è amico di quel carabiniere, perché la mamma è amica di quel personaggio lì. Ma anche questi genitori, quello che ha detto ora è importantissimo, si vede che lei è molto preparata ed è molto sensibile e continua a fargli complimenti. Io penso che forse molte persone, anche più di quelle che non sappiamo, avrebbero veramente bisogno, non però di professionisti, avrebbero bisogno di cloni come la professoressa Palmieri. No, la devo fermare, la ringrazio, lei è gentile con me. Non è un fatto di gentilezza, è un fatto che io conosco dei casi personali. Io per esempio delle famiglie che hanno preso questi bambini in casa e li crescono come se fossero loro, gli danno libertà di fare quello che gli pare, li fanno sentire come se fossero a casa loro, e quando arrivano a 18 anni il ragazzo decide se rimanere con quella famiglia, se ritornare dalla mamma ex tossica o il babbo ex drogato o alcolizzato e cose varie. Ci sono molte famiglie che io conosco che sono per bene e che per conto mio andrebbero prese più in considerazione di strutture dove vengono buttati questi bambini, e non sappiamo che cosa succede realmente a questi bambini. Sta parlando delle famiglie affidatarie, quindi lei? Sì. Ecco, ma guardi, allora, sulle famiglie affidatarie, anche qui c'è da dire davvero tanto. Il sistema dell'affido eterofamiliare, noi possiamo dire che fa parte del DNA degli italiani. Io sono una donna del sud, vengo da Matera, c'era l'antropologo De Martino, si parlava di vicinato, c'era un tempo in cui i bambini, i cui genitori, le cui mamme andavano a lavorare in campagna, venivano trattenuti, no, durante la giornata da una delle mamme che rimaneva a casa. C'era questo supporto tra mamme, no, nel crescere i figli all'interno di un vicinato, all'interno di un quartiere. La norma relativa a quella dell'affidamento, quindi le famiglie affidatarie, è tutto sommato, dovrebbe essere, no, ispirata a questo principio, cioè una famiglia che aiuta un'altra famiglia temporaneamente in difficoltà, si mantiene in buoni rapporti con la famiglia e la sostiene fino a che il bambino non ritorna in famiglia. Questo stabilisce la norma e potrebbe essere una buona cosa se, quando c'è bisogno, se fosse gestita in questo modo, c'è un supporto temporaneo, aiuto tuo figlio a fare i compiti al pomeriggio, fallo venire da me, quindi un affidamento anche per alcune ore durante il giorno, o per un periodo dell'anno, oppure fino a che non si risolve un grave problema in quella famiglia, c'è un momento di lutto, c'è una tragedia finanziaria, qualunque cosa. In questa logica ci possiamo rientrare, perché? Perché non è un'istituzione, è un'altra famiglia che aiuta un'altra famiglia, ma così non è. Non è così perché in alcuni casi è strumentale,
cioè alcune famiglie si dichiarano affidatarie, perché poi bisogna essere iscritti in un elenco, insomma non è che ci si candida, si è iscritti in un elenco. Quindi i servizi prendono all'interno di questo elenco le famiglie che si sono candidate. Molto spesso noi incontriamo delle adozioni o delle preadozioni mascherate, cioè la famiglia che è alla ricerca di un'adozione viene inserita in queste liste di famiglie affidatarie e in qualche modo c'è un gioco strano, no? Questi bambini, chiaramente non sto parlando di tutti i casi così, perché abbiamo tante famiglie affidatarie per bene che lavorano come dice la norma, ma in tanti casi noi troviamo famiglie che adottano il bambino dal primo giorno, gli stravolgono proprio la vita, dall'abbigliamento alla scuola, alle vacanze. Lei se l'immagina un bambino che viene da una famiglia molto modesta e finisce in una famiglia dove lo portano in vacanza, in gita, con le Nike, col giubbottino figo. È un bambino che è sedotto da uno stile, da una qualità della vita che non poteva provare. Si fa fatica dopo a dire a questo bambino ritorna a casa tua. Molto spesso sono i bambini che in un'esperienza simile si possono sentire a disagio nel ritornare a casa quando questo dovesse accadere. Cioè ci sono tante situazioni intorno all'affidamento, ma tantissime, e devono essere governate. Invece di chiudere la porta alla famiglia d'origine, deve essere una porta sempre aperta, e invece no. È una casa famiglia fatta in un altro modo, a casa di qualcun altro. Però la legge non dice questo. La legge dice aiutatevi ad aiutarvi. E chi è preposto a governare questo servizio, cioè i servizi territoriali, i servizi comunali, dovrebbero governarli secondo norma. Non chiudere un occhio come spesso avviene e creare quella rivalità tra famiglia affidataria e famiglia d'origine, dove la famiglia affidataria parla male della famiglia d'origine e viceversa, insomma si crea poi alla fine un gran danno per questo bambino. Ma questo dipende in gran parte dai servizi che devono tutelare questo istituto, che è l'istituto dell'affido. Ecco, quello che diceva prima, anche nell'ambiente normale, quanti genitori che hanno i soldi si vantano di mandare i loro figli e fanno pesare ai loro figli: mi raccomando, fai vedere all'amico, magari quello è un bambino intelligentissimo, bravo, povero, però va avanti felicemente con la famiglia che si vuole bene. Io conosco tanti genitori ed ho picchiato di brutto su questi microfoni in questi anni quei genitori che hanno i soldi, che vanno a fare invidia, fai vedere ai tuoi bambini la scarpa da 200 euro, il giubbotto da 300 euro, lo zaino da 180 euro. Lì ci sono, ecco, lì forse in quei casi lì ci sono i genitori che sono veramente malati, che andrebbero curati. Però lasciamo fare. È una miseria. Sì, sono dei miseri, sono dei soggetti meschini sono. Ecco, però io volevo ritornare all'argomento che aveva trattato prima. Lei non è solo una prolifica scrittrice, ma è impegnata sul campo quotidianamente, in particolare come CTU, e lo ha detto poco tempo fa. Come CTP, io sono un consulente tecnico di parte per scelta, non sono un fiduciario del giudice, come la CTU è un fiduciario del giudice. Io sono un consulente di parte, cioè io sto dalla parte di chi deve essere tutelato. Ecco, si trova, da quello che posso capire, spesso in situazioni di questo tipo. C'è un caso esemplificativo che ci vuole riportare per dare il senso del suo lavoro e di cosa significa lavorare con le famiglie in situazioni così delicate, che un po' ci ha già accennato in questo momento.
guardi, in genere per me il caso è sempre quello o quelli che sto diciamo di cui mi sto prendendo cura nel periodo in cui magari c'è proprio una consulenza tecnica in atto. In effetti ce ne sono tantissime, credo che siano una peggiore dell'altra, no? La ragazzina che è stata stuprata a Londra, che viene in Italia, la mamma la porta in Italia per la mamma è originaria dell'Italia, proprio in Italia, per farla distrarre, no? Per farla cambiare aria, diceva la mamma. La riporta qui, la mamma si rapporta ai servizi comunali per avere un supporto data l'esperienza che ha avuto questa bambina. Risultato, la bambina si trova ancora adesso in un manicomio per bambini, sottoposta a fortissimi quantitativi di psicofarmaci, piena di piaghe, morti sulle braccia, stiamo parlando di una ragazzina di 16 anni, in uno stato di devastazione, deve chiamare la mamma tutte le sere perché ha paura di addormentarsi in quel posto, no? Oppure il bambino che è diventato cieco per l'incuria, no? È andato in coma, è diventato cieco per l'incuria, per la cecità, oserei dire, del magistrato che non ha voluto sentire, cioè il magistrato è cieco e sordo, non ha voluto né vedere gli atti documentali presentati dalla madre, no? Che ha mostrato le foto di come questo bambino era lercio, sporco quando non era con lei, no? E non ha voluto sentire niente, ha lasciato il bambino nelle condizioni di degrado nel quale stava, fino a che il bambino è andato in coma per un'infezione non curata. Adesso è cieco ed è in un centro di riabilitazione dopo essere stato in coma per tanti giorni. Io ne potrei raccontare migliaia. Ci sarebbe da fare, professoressa, ci sarebbe da fare una puntata, ma lo sa perché? Perché raccontando queste cose si potrebbero servire ad aprire gli orecchi e gli occhi a tantissime persone, perché ci sono moltissime persone che si trovano in difficoltà e molto strane, molto particolari, e non sanno a chi rivolgersi, hanno paura. Spesso e volentieri si dice, viene detto nell'ambiente, che quando hai dei problemi economici o problemi di salute, mai dire alle amiche, parenti, amici o conoscenti come vivi, perché avvertano le assistenti sociali e le assistenti sociali pensano a portarti via il bambino. Quanta verità su queste cose c'è, professoressa Palmieri? Allora, usciamo fuori dai luoghi comuni, no? Perché finire dentro un luogo comune sembra avere un quadro, no? Un'analisi della scena del crimine, che è quella, se fosse solo quella sarebbe semplicissimo da risolvere, no? Perché con gli assistenti sociali si può parlare, col presidente nazionale di assistenti sociali si può parlare, cioè, voglio dire, se la cosa fosse così semplice, si potrebbero organizzare degli tavoli tecnici presso il governo per cambiare delle cose, se fosse questo, no? Non far sapere perché poi vengono e si portano via il bambino. Non è solo quello o non è questo. Il punto è mettersi sempre in una condizione di difesa e comprendere che alcune istituzioni non sono preposte a dare aiuto, sono preposte a valutare i livelli di rischio in cui un minore o una famiglia si trova e attivare una serie di procedure. Allora noi dobbiamo smetterla di rivolgerci a chi non ce lo può dare questo aiuto. No, non so se mi sono spiegata.
noi ci dobbiamo rivolgere a chi è preposto all'aiuto, ci dobbiamo rivolgere alle associazioni di volontariato, cioè se abbiamo un problema economico, se non sappiamo come accompagnare i bambini a scuola, questo è il caso di un famoso nonno romano, no? Di cui io mi sono occupata e continuo ad occuparmi, si è rivolta una volta chiedendo uno scuolabus perché i suoi nipotini fossero accompagnati a fare la fisioterapia, li ha persi questi bambini per sempre, no? Allora noi dobbiamo rivolgerci a chi è preposto all'aiuto, non a chi è preposto al controllo, cioè non dobbiamo pensare che il servizio sociale sia preposto a fornirci, a farci trovare il posto di lavoro, non so se mi sono spiegata, a darci quel tipo di servizio di cui abbiamo bisogno. Questo sarebbe bellissimo e ci possiamo sperare che un giorno questo sia possibile su tutto il territorio nazionale. Noi se abbiamo una necessità ci dobbiamo rivolgere ai comitati, alle associazioni, all'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, un po' di parte, no? alle associazioni che si occupano di dare aiuto. Non dobbiamo confondere la richiesta di aiuto con un organismo che ha un'altra funzione. Allora, professoressa, un'esperienza confluita anche nel programma Vivere senza psicofarmaci, da lei fondato, ormai divenuto un programma a livello internazionale, ci racconti qualcosa in più per chi ancora non lo conoscesse, quali sono a suo avviso le prospettive di questa importante realtà? Mi fa molto felice questa domanda perché mi fa parlare di una delle aree a cui tengo in modo particolare e che salva veramente tante vite umane, soprattutto tanti ragazzini, perché in modo particolare, lei sa, i bambini sono uno dei target, uno dei bersagli più comodi della psichiatria in generale, dell'industria farmaceutica, perché un bambino che inizia, un essere che inizia a prendere psicofarmaci a 5 anni, li prenderà per tutta la vita, perché succede così, è sempre così per tutta la vita, perché chissà perché dalle altre malattie, cosiddette malattie, si può guarire, da queste altre malattie invece non si deve guarire mai, questi psicofarmaci devono prendere per tutta la vita, no? Se mai queste fossero malattie, se mai l'adolescenza fosse una malattia, perché di questo stiamo parlando. Da me arrivano centinaia e centinaia di famiglie ogni anno, diciamo migliaia. Proprio ieri ho incontrato una famiglia, la bambina era ricoverata presso un ospedale romano, ma nel racconto, nel reparto di neuropsichiatria infantile ovviamente, nel racconto di questa famiglia non c'era niente di patologico che potesse prevedere l'uso di un qualsiasi tipo di psicofarmaco, cioè la normalità trasformata e letta in un crescendo in un crescendo patologico. Quindi l'adolescente, la crisi adolescenziale, la bambina che vuole stare da sola in camera una settimana perché ha perso il fidanzato, perché ha preso un brutto voto, oppure che esce troppo, che ha bevuto una birra con gli amici. Cioè quello che accade nell'adolescenza, qualunque cosa accade, che è assolutamente normale, noi ce la ritroviamo in un reparto di neuropsichiatria infantile trattata come una grave patologia, con litio e Risperdal. Ma come si può? Come si può essere così criminali da uccidere un essere umano? Perché si tratta di questo. A quella ragazzina lì, che oggi ha 13 anni, non glielo toglieranno mai il litio. E il Risperdal, che cosa causerà in quell'esserino il Risperdal? Lo sappiamo. E allora migliaia di bambini trattati in questo modo, i genitori quando arrivano mi dicono una frase che è drammatica: dottoressa,
noi non lo sapevamo. Quando abbiamo iniziato a far assumere farmaci al nostro figlio, non sapevamo che sarebbe andata a finire così. E allora, anche in questo caso, no? Di che cosa parliamo? Di una tragedia oltre ogni possibile comprensione umana. Un bambino che entra in casa famiglia, e vi perdoneranno forse i genitori per quello che sto per dire, un bambino che entra in una casa famiglia a 18 anni in qualche modo ne uscirà fuori, non sappiamo come, ma ne uscirà fuori. Quando si entra nei manicomi per bambini, quando un bambino è avviato verso una carriera psichiatrica, la mia esperienza è che non escono mai più perché sono devastati, ingrassati nel corpo e nella mente, e anche i genitori sono devastati da quell'esperienza. Allora bisogna essere molto cauti, molto vicino ai propri figli, molto accoglienti dei bisogni e comprendere che un comportamento, un'emozione non sono una malattia. L'ansia, la leggera ansia dell'adolescente, è un'emozione, non può essere trattata con uno psicofarmaco. Quell'emozione va accolta, anche la rabbia è un'emozione, vanno accolte, vanno comprese, qualche volta bisogna tacere, dobbiamo guardarle all'interno di una logica delle dinamiche relazionali, familiari. Noi non possiamo distruggere intere generazioni in questo modo, bisogna dare speranza, bisogna accogliere bambini, famiglie, giovani, adulti. 11 milioni di italiani assumono psicofarmaci, è un'industria insieme all'altra industria dei 500.000 bambini affidati ai servizi sociali, alle migliaia e migliaia, quando parlavo di 7.000 comunità parlavo di tutto il territorio nazionale, migliaia e migliaia di comunità, man mano che le registriamo saranno forse anche più di 7.000 in cui vengono collocati questi bambini. È una strage degli innocenti, ma mi permetta un'altra piccola osservazione. L'abbiamo voluta, è stata costruita scientificamente questa deriva, l'abbiamo costruita con un punto di vista culturale che abbiamo fatto passare. Posso farle un esempio? Dottoressa, io sono qui che la sto ascoltando ammirato, ecco. Si sente che è una donna per bene e mi fa un gran piacere intervistarla. Ovviamente mi assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo. Qualche tempo fa, circa 2 mesi fa, in una trasmissione di Mentana sulla 7, ci fu un'intervista al professor Cancrin, no? Che oggi è consulente tecnico di Poti, per capirci. Il professor Cancrini disse che era giusto allontanare i bambini e che l'allontanamento dei bambini era un fatto terapeutico per la famiglia. Le ripeto testualmente, nel momento in cui allontaniamo il bambino dalla famiglia, noi educhiamo quei genitori a mettere l'attenzione sul bambino che fino a quel momento hanno maltrattato, trascurato. Quando noi lo allontaniamo, il bambino diventa centrale nella vita dei genitori. Quindi allontanare i bambini è un fatto utile, necessario, indispensabile. Non solo per la cosiddetta messa in sicurezza, no? Come si dice solitamente, ma perché è cosa buona e giusta. Allora, se noi facciamo passare attraverso le parole di un guru delle politiche sociali italiane da molti decenni in qua, un messaggio di questo tipo, cioè è giusto
punire i bambini per educare le famiglie, stiamo facendo passare un messaggio terribile in barba a tutta quella che può essere, possono essere i progetti con le famiglie, il sostegno alle famiglie, il sostegno genitoriale, i progetti di educazione e pedagogia familiare, che hanno proprio lo scopo di lavorare sulle criticità della famiglia e migliorarle, perché una famiglia può avere delle criticità. Ma se un mafioso può uscire dal carcere per il Covid, ma perché dalle case famiglie per il Covid non sono usciti i bambini? Perché? Perché non sono usciti dal manicomio per bambini e sono rimasti nelle mani di questi mercanti di esseri? E allora questo significa che abbiamo creato la cultura, cioè prima del fatto c'è la cultura del perché sia giusto e sia cosa buona, e noi dobbiamo smantellare anche il sistema culturale, non soltanto chiedere che, come un giorno sono stati chiusi i manicomi, oggi siano chiusi i manicomi per bambini. Noi questo possiamo chiedere, dobbiamo chiedere questo. Lo possiamo ottenere, non deve essere solo un sogno, perché lo ha fatto Basaglia 40 anni fa, lo possiamo fare noi oggi, e soprattutto lavorare sulla cultura popolare, sul sentire, togliere la parola a quelle associazioni che vorrebbero parlare con il governo e dirgli di entrare nelle case degli italiani a vedere che succede, perché i genitori sono tutti abusanti, mentre loro sono i detentori di quasi un centinaio di case famiglie in Italia. Queste persone non hanno il diritto di parola, devono curare i loro interessi e non certamente dentro le sedi del governo, quindi bisogna sbarrare la strada. Questo è il lavoro che ci aspetta, è un lavoro che passa anche attraverso di lei, signor Gary Guido. Ecco, dottoressa, gli voglio fare l'ultima domanda. La filiera psichiatrica riguarderebbe anche il mondo educativo e scolastico. Lei stessa, se non sbaglio, ha denunciato più volte il fenomeno della sanitarizzazione della scuola. Nel libro che io ho letto, che la ringrazio di avermi mandato, infatti anche un importante focus dedicato al sistema educativo e al diritto dell'apprendimento. Sì, la cosa più terribile in questa vicenda, visto che oggi, insomma, in questa intervista stiamo in effetti denunciando, non stiamo raccogliendo le violenze, no? La cosa più terribile è che queste norme, che hanno poi consentito la sanitarizzazione della scuola, siano state riconosciute per legge. Cioè, possibile che la difficoltà di lettura, no, poi trasformata in una diagnosi che si chiama DSA, o potrebbe essere la difficoltà più che di lettura del bambino, la difficoltà qualche volta dell'insegnante ad applicare sul bambino la strategia giusta, direi io, perché tutto questo ha avuto bisogno di essere riconosciuto per legge? Allora, riconoscere per legge un, mettiamo le virgolette, anzi quattro virgolette per parte, un disturbo, perché? Perché il governo non ha riconosciuto per legge il diabete, che è sicuramente molto più diffuso della difficoltà di lettura? Perché la necessità di riconoscere per legge? E può la legge riconoscere ciò che non le compete? Cioè, come può la legge riconoscere qualcosa che dovrebbe attenere alla pedagogia, alla didattica? No? Al di là di questo abominevole promiscuità, no, tra legge e didattica, la domanda spontanea è: ci fosse anche qui qualche interesse? Cioè, hanno dovuto blindare, poi tra l'altro questa cosa avvenne di notte in Parlamento, quando in maniera trasversale tutti i rappresentanti politici l'approvarono, hanno dovuto blindare, dicevo, questa norma all'interno di una legge incostituzionale per me, non solo per me,
perché a questa legge poi sono stati collegati una serie di fondi, ma non sono solo i fondi che sono andati alle scuole per i computer, per gli strumenti compensativi e per tutta questa roba qui, no? Ma per ingrassare quel sistema di valutazioni, di diagnosi, di disturbi e di tutta la filiera attorno a un bambino che non sa mettere insieme la M con la A. Quindi si è creato un altro bacino per fare business sulla fragilità di un bambino, sulla fragilità della scuola in generale, no? Invece di spingere la didattica, spingere la strategia educativa, spingere le relazioni umane che rientrano nell'ambito dell'apprendimento, invece di spingere il diritto all'apprendimento, si è riconosciuto, la legge ha riconosciuto l'incapacità di un bambino di mettere l'apostrofo, cioè ha riconosciuto la disortografia. Se non fosse una tragedia, questo dovremmo ridere, che il governo riconosce per legge il fatto che un bambino non sappia fare la divisione in sillabe. Forse dovrebbe riconoscere per legge l'obbligatorietà dell'esercizio, esercizio, esercizio che i bambini devono fare per imparare, invece che insegnare agli studenti attraverso una serie di corsi di formazione farlocchi a fare loro per primi delle diagnosi a scuola. Gli insegnanti sono una delle migliori categorie che abbiamo in Italia. Bisognerebbe ridargli e che ci riprendessero e che ci riprendiamo l'orgoglio della mission a cui siamo preposti, che è il futuro nostro, dei nostri figli, della nostra nazione e anche ben oltre. Lo sa, professoressa, che da questa chiacchierata, da questa intervista, da queste informazioni ho capito molte cose. Ho capito, tanto per cominciare, che una come lei dovrebbe andare lei da Mentana o nei canali nazionali. Io di solito intervisto scienziati, professori, dottori liberi, e quando uno è libero nelle televisioni nazionali non vanno, perché lì il sistema controlla chi deve dire una cosa, chi deve dire un'altra. Però io ho capito, per esempio, che molti genitori pensano di essere bravi e spesso e volentieri fanno dei danni, pensano di insegnare agli altri quando invece dovrebbero imparare molte cose loro. Penso che ci siano molti genitori che sono in grosse difficoltà, non chiedono aiuto perché hanno paura. Io penso che una come lei dovrebbe andare in onda tutti i giorni in tutte le radio, le televisioni, perché oggi in questa ora e mezzo, fra 10 minuti, ha detto delle cose importanti e ne potrebbe dire H24, perché si sente che è una fonte di informazione, soprattutto di sapienza, di esperienza e quant'altro. Io penso, e lo percepisco perché faccio questo mestiere da 45 anni, che ci sono molte persone che non vogliono sentire questi argomenti. È d'accordo con me, professoressa? No, non sono d'accordo, perché io sono molto onorata di essere da Guido Gheri a Studio 54, quindi mi permetta di godere di questo onore, di questo privilegio che lei mi ha dato, di parlare con lei, che è uno dei giornalisti più coraggiosi che abbiamo in Italia, perché tratta questi temi dando massima libertà ai suoi intervistati. Quindi lasciamo stare gli altri che in questo momento non ci sono, io la ringrazio tantissimo. Ecco, io premetto per un fatto di correttezza che io sono un appassionato della radio, un conduttore, un amatore della radio, mi piace sapere la verità, non ho la tessera di giornalista, perché non vorrei che qualcuno dicesse il Gheri si è fatto dire giornalista, e sono anche contento, perché se ero giornalista non avrei potuto fare il lavoro, se io avessi avuto la testa di giornalista non avrei potuto fare questo lavoro, perché mi avrebbero richiamato al dovere più volte, invece essendo libero mi posso permettere di fare queste interviste. Io prima di domandargli il suo motto e ricordare il suo libro che consiglia ai genitori di comprare, perché oggi si spende tanti soldi inutilmente. Questo è un libro che se uno si mette, se lo legge tranquillamente
si legge bene, si capisce bene, è arrivabile a tutti. Ecco, lei è disposta fra un mese e mezzo a rifare un'altra puntata con me la mattina, perché ha tante cose da dire. Guardi, io la ringrazio, sono onorata di questo invito e certamente non mancherò. Allora, il suo motto è il momento è ora, perché e quali sono i passi successivi? E gli faccio un'altra domanda, questa era la domanda finale, però gli faccio un'altra domanda. Lei potrebbe dare un consiglio, visto che ha una grandissima esperienza, avvertire i genitori, far capire ai genitori quando c'è qualcosa che sta andando male? Prego. Ma guardi, dare i moniti non è mai un'operazione semplice perché poi le situazioni sono differenti caso per caso. Io dico sempre che bisogna intanto essere positivi e avere fiducia e, ripeto, rivolgersi alle persone che si occupano di aiuto. Dico sempre questo perché è la cosa fondamentale. Quando serve ci si può rivolgere anche alla stampa, a un umanitario come lei, no? Per avere degli indirizzi. Bisogna rivolgersi alle persone che conosciamo, alle persone di cui abbiamo fiducia. Bisogna sapere molto prima di compiere delle scelte, non fare mai delle scelte quando si è arrabbiati, perché quando si è arrabbiati bisogna lasciare che l'emozione vada via. Le scelte si devono fare quando si è tranquilli. Molto spesso i più gravi problemi all'interno delle famiglie li abbiamo incontrati quando le famiglie, i genitori, i figli prendevano delle decisioni in momenti sbagliati. E rivolgersi alle istituzioni, perché verso le istituzioni bisogna avere fiducia e bisogna cambiare punto di vista, che significa proprio il momento è ora. Non bisogna avere paura. Se dobbiamo passare dal punto di vista della paura a quello anche chiedere che le cose vadano nel modo giusto, cioè se qualcosa non va bene, se siamo stati abusati, se siamo stati maltrattati, se non abbiamo avuto quello che dovevamo avere, incominciamo a passare, con tutte le eccezioni del termine, all'attacco. Si può denunciare, si possono ribaltare le situazioni, si può fare tanto. Tanto, tanto, ma non scappare più, avere paura e difendersi e basta. Bisogna chiedere giustizia e ottenerla. È il momento e ora, perché il momento è sempre ora, perché noi abbiamo tra le mani qualcosa di meraviglioso che è il presente e nel presente noi siamo padroni del mondo, perché il presente è la ricchezza più grande che abbiamo. Se siamo con le persone giuste, se ci carichiamo di energia, di competenza, di comunicazione, di linee di comunicazione, noi ce la possiamo fare. Il momento è ora e grazie a lei per aver dato ancora una volta la possibilità attraverso me di dare voce a tante persone che spesso non hanno neanche la forza di parlare. Ecco, dottoressa, prima di ricordare il suo libro, io la voglio ringraziare. Mi auguro prima possibile di incontrarla personalmente. Perché, lo sa perché la vorrei incontrare personalmente? Perché gli vorrei fare delle domande che in diretta non posso fare. Perché lei è brava. Ci sono dei suoi collaboratori che non si comportano molto bene. Perché io. No, no, io no, no, i miei col non so a chi si No, no, ma riferisce. non collaboratori stretti suoi, chi lavora nel mondo dove lavora lei, Ah, tipo colleghi, insomma, brava, oppure. brava, ho sbagliato definizione, mi scusi. Ecco, perché comunque vada, i genitori, le mamme, i babbi mi raccontano tante cose che mi fanno star male, perché sapere che esistano persone come lei, per bene, serie, oneste,
e sapere che ci sono cialtroni che se ne approfittano delle disgrazie, della sofferenza, delle difficoltà delle persone è una cosa che a me mi fa molto arrabbiare. Io nel ringraziarla voglio ricordare a tutti, e ringrazio la professoressa Vincenza Palmieri, ricordiamo che il libro edito dalla Armando Editore è in uscita in tutte le librerie, già disponibile presso la Armando Editore su www.armandoeditore.it e presto acquistabile attraverso i principali siti. E per ulteriori informazioni è possibile inviare un'email a pedagogiafamiliare@gmail.com. Io, come ripeto, intervisto sempre tutti gli uomini. E io sono un amante delle donne, un grande rispetto. Io penso che le donne abbiano un passo superiore a tutti gli uomini, perché hanno una sensibilità che noi non abbiamo. Sicché io glielo dico già da adesso, glielo ho fatto la richiesta, io fra un mese e mezzo la richiamerò, perché parleremo di tante altre cose, perché è un argomento delicato, importante e soprattutto serio. E mi dispiace che una come lei non vederla a Rai 1, a Canale 5 o da Mentana. Bene, va. Ripeto, sono molto onorata di essere con lei oggi. La ringrazio, dottoressa. Io sono contentissimo di averla intervistata, perché la seguo sulle sue pagine. Lei lo vedrà, perché ogni tanto mi inserisco con dei miei pensieri. Insomma, è una delle persone che io seguo più con attenzione, perché è un argomento che mi riguarda. Io sono un figlio adottivo, sono nato, sono stato scaricato da colei che mi ha partorito in un convento di frati e monache, sono stato adottato e credo nella famiglia, ho avuto la fortuna di diventare padre di una figlia che amo in un modo pazzesco, sicché che riesco a capire l'importanza, il valore della famiglia, e penso che con l'amore fra genitori e figli non ci siano giudici o cialtroni simili che tengano. La ringrazio e l'abbraccio, dottoressa. Grazie a lei, grazie a tutti. Arrivederci, grazie, arrivederci. Allora, intendiamoci, oggi non abbiamo parlato di mascherine, e ho visto sulla pagina Facebook che non scorrevano le domande, grande grida.